Buonasera, buonasera gentili ascoltatori dallo stadio Meazza di Milano, buonasera da parte di Mirko Mazzali che vi parla, ben ritrovati dunque con il grande calcio sulle nostre frequenze. E che calcio, perché questa sera va in scena il derby della Madonnina, la stracittadina di Milano, il match numero 176 in Serie A tra le due formazioni, e c'è in palio una fetta consistente di scudetto. Perisic ha effettuato la rimessa in gioco per Martinez, lotta in mezzo a due, poi c'è la Noglu, si mette in mezzo all'azione, recupera il pallone per l'Inter, sulla corsa Perisic, lato corto dell'area, il cross al centro, dalla parte opposta, c'è colpo di testa, il gol dell'Inter, esattamente in questo preciso istante, con il colpo di testa vincente. Attenzione, attenzione perché l'arbitro fischia, calcio di punizione, il gol viene annullato, corner Inter, c'è la Noglu sul punto di battuta, rincorsa corta per lui, batterà con il destro. Eccolo lo spiovente in area di rigore, il tiro, rete, 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 l'Inter è in vantaggio con Perisic, la giocata vincente da parte dei neroazzurri al 38esimo, l'Inter sblocca la gara con il tiro vincente da parte di Perisic in area di rigore, palla che questa volta non ha lasciato scampo al portiere del Milan, Maignan, cambia il punteggio, gentili ascoltatori, l'abbiamo detto. Stavano fioccando le emozioni e arriva il gol dell'Inter, della capolista che si porta in vantaggio con la rete di Perisic, pallone che questa volta si è infilato in rete, nulla da fare per il portiere del Milan, Maignan, e dunque si sblocca il derby di Milano, si sblocca la stracittadina. Skriniar, ancora Brozovic che rischia però di perdere il pallone, la giocata di Sanchez, forse fallo, dice di no il direttore di gara, allora il Milan, attenzione che l'Inter è leggermente scoperta, attenzione al Milan, area di rigore, palla sul destro, conclusione, rete, rete, pareggio del Milan, incredibile, incredibile, gentili ascoltatori, alla prima azione offensiva pericolosa della ripresa il Milan pareggia, dovrebbe essere Giroud che si è allungato con la punta del piede e ha depositato la palla in rete. Milan in vantaggio, Milan in vantaggio, 78esimo, Giroud, abbiamo appena ceduto la linea, incredibile, incredibile, gentili ascoltatori, come cambiano le partite nel giro di pochissimi minuti, esattamente 3 per l'esattezza i minuti, il Milan è in vantaggio, si è girato Giroud in area di rigore, ha concluso, nulla da fare per il portiere dell'Inter Handanovic che ha provato a respingere il tiro, pallone che gli è passato praticamente sotto la mano destra, sotto il braccio destro, Milan in vantaggio, 78 adesso i minuti, sul cronometro in 3 minuti, è cambiato il derby di Milano ed è cambiato adesso con il vantaggio del Milan. E potrebbe cambiare molto questo punteggio anche in chiave scudetto. Incredibile, amici all'ascolto, lo avevamo detto, le emozioni stavano continuando a San Siro, avevamo anche detto che l'Inter stava concedendo un po' troppo e il Milan ne ha approfittato, 1-2 micidiale dei rossoneri, doppietta di Giroud, Milan 2 Inter 1, a fra poco. Radio 5.9.